È il 12 aprile 1961. I sovietici guadagnano il primato del primo uomo nello spazio con la missione di Yuri Gagarin, che orbita intorno alla Terra per 108 secondi, per poi tornare tutto intero a casa. 108 secondi nello spazio, ti rendi conto? È il tempo che ci metto io ad aprire un libro e chiuderlo. Anzi, ci metto molto meno. E sempre nello stesso anno, gli americani avviano il programma Apollo, con l'obiettivo di arrivare sulla Luna, come promesso da Kennedy. Ci vogliono però 8 anni per vedere il primo uomo camminare sul suolo lunare. Va bene, basta con le storie spaziali, torniamo sulla Terra adesso, ok? È il 14 ottobre 1962. Durante un volo di ricognizione su Cuba, gli americani scattano delle foto che ritraggono le basi pronte ad ospitare le testate nucleari. Oh mio Dio, ma come diavolo si permettono? Scatta così una corsa contro il tempo. Le navi sovietiche che trasportano i missili stanno per arrivare a Cuba. Kennedy non ci sta e piazza sul tavolo la carta più potente che ha nel mazzo: il blocco navale. Nessuno entra e nessuno esce. Come in una sfida all'ultimo sangue, le navi americane e sovietiche sono ad un palmo di naso l'una dall'altra, con i missili puntati e i generali pronti a sfondare il pulsantone rosso dell'apocalisse. La senti l'ansia? Facciamo partire la sigla così ci rilassiamo un po'. Benvenuto o benvenuta nel primo podcast targato Scuola Zoo. Questo è Noccioline, l'unico format sull'internet che ti racconta la storia e la letteratura senza farti addormentare. La tensione tra Kennedy e Khrushchev è ancora una volta alle stelle. Chi sarà dei due a mollare la presa? Il sempre perfettamente pettinato JF Kennedy o quel guanciottone pelato di Khrushchev? L'orgoglio americano si fa sentire e infatti è proprio Khrushchev a fare un passo indietro per primo. Fa una proposta al suo quasi amico americano. Io me ne vado e tu smetti di scassare il sigaro alla mia cara amica Cuba. Ah, e già che ci sei, togli quei missili in Turchia che tu ho beccato. Sei persona falsa. Grandi, è finita. La proposta di Khrushchev ha scaldato il cuore del presidente americano, che torna a seguirlo su Instagram. Il pericolo di una guerra nucleare è ormai un ricordo lontano. Questo momento di terrore, però, è come una sveglia per i due presidenti, che da quel momento iniziano a intraprendere un dialogo costruttivo per evitare una nuova crisi nucleare. Come nella vita di coppia, no? Ricordati sempre che la comunicazione è la cosa più importante. Sì, le ho telefonato. Mi ha detto un sacco di merda sul fatto che io non l'ascoltavo abbastanza, o che se io non so, non le prestavo attenzione. Inizia una lunga corrispondenza tra i due leader, che, a loro modo e ognuno per la propria nazione, cercano di intraprendere la strada del disarmo nucleare, che culmina con la firma del Partial Nuclear Test Ban Treaty, che sta per Trattato sulla messa al bando parziale dei test nucleari, in cui entrambe le potenze si accordano per rallentare la corsa agli armamenti e per fare gli esperimenti nucleari nel sottosuolo. Non nel sottosopra, eh? Comunque, Kennedy fa dei grossi passi avanti anche con Fidel Castro, mandando una lunga lettera di scuse in gran segreto, perché i suoi fedelissimi non vedono di buon occhio questa collaborazione con i sovietici. In suo sostegno arriva addirittura Papa Giovanni XXIII, che scrive la famosa enciclica sulla pace, l'11 aprile 1963. Allora, il peggio sembra passato, quindi perché non fare un velocissimo riepilogo prima che tutto peggiori? Andiamo! Durante un volo di ricognizione su Cuba,
gli americani fotografano basi militari pronte a ricevere armamenti nucleari dai sovietici. La crisi dei missili di Cuba ha inizio. Gli americani bloccano le flotte sovietiche piene di rifornimenti in mezzo al mare, in uno stallo alla messicana che ha dell'epico. È l'Unione Sovietica a mollare per prima. I leader finalmente si riappacificano. È tutto a posto! Fino al 22 novembre 1963. Siamo a Dallas, in Texas. Dallas, Texas, Texas. Il presidente Kennedy è in città per una visita. È seduto sul sedile posteriore di una decappottabile. No, ci siamo già passati. Con lui ci sono sua moglie Jacqueline, il governatore del Texas e la sua consorte. L'auto è accompagnata dalla scorta del presidente. La folla lo acclama. Tutto va per il meglio. Quando... From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Il presidente JFK viene assassinato. La morte del presidente è uno shock per il popolo americano. Con la sua scomparsa vengono a meno anche tutte le prospettive di una pace con l'URSS. Al posto di Kennedy arriva Lyndon Johnson, un tipo molto diverso dal giovane JFK. Durante il suo mandato inizia la fase più critica di un'altra guerra. La guerra nel Vietnam. La guerra nel Vietnam. Tutto là! Prova a fartela breve. Intorno agli anni 50, l'Indocina è sul punto di diventare indipendente. Capirai. Gli americani e i russi ci si fiondano, pronti a volere un pezzo di quella verde terra. A un certo punto, l'esercito statunitense si trova faccia a faccia con quello sovietico. La battaglia tra le due forze militari dura per diversi anni. Se con Kennedy si stava avviando, sempre in grandissimo segreto, un modo per chiudere la guerra in Vietnam, Johnson invece decide di mandare altre truppe per vincerla. A combattere sono quasi 600.000 soldati americani. Ovviamente la situazione è tremenda e, come se non bastasse, iniziano anche le tensioni in Medio Oriente con la guerra dei sei giorni del 1967. Dove ovviamente Stati Uniti e Unione Sovietica non vedevano l'ora di mettere le mani, senza combattere in prima persona, per carità. Ok, fermiamoci. Cos'è successo finora? Riascoltiamolo subito, se no ti dimentichi. La crisi di Cuba ormai è solo un ricordo. Kennedy, Khrushchev, Castro e persino il Papa si tengono per mano in segno di pace. Poi però, un americano dagli ideali troppo radicali uccide il presidente degli Stati Uniti. È Lyndon Johnson a prendere il posto di Kennedy. A Johnson piace fare casino e invia 600.000 soldati americani per conquistare il Vietnam, scontrandosi con i sovietici. A un certo punto, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica diventano come il prezzemolo. Li trovi in ogni guerra, che siano coinvolti direttamente o meno. Il clima è pesantissimo. Gli anni 60 si chiudono quindi con diversi problemi all'orizzonte. Nuove guerre, sempre più complesse da comprendere e combattere, che colpiscono diversi paesi del Nord Africa e dell'Asia, come quella del Vietnam. Si ricomincia con la corsa agli armamenti nucleari, anche se questa volta l'obiettivo è rivolto maggiormente a uno sviluppo scientifico. E si dà il via pure a una nuova battaglia, la corsa allo spazio. Insomma, la guerra fredda volge verso una nuova fase, ma ci sono ancora tanti punti da risolvere. Il terribile muro che divide la Germania in due e la corsa al nucleare che lascia presagire una nuova guerra all'orizzonte. Ma di questo te ne parlo nella quarta parte, che non ce la faccio più. Questo è Noccioline, l'unico format sull'internet che ti racconta la storia e la letteratura senza farti addormentare. Spero tu abbia imparato qualcosa di utile.
Alla prossima!